In particolare mi ha colpito il dato dei bambini che oggi frequentano le nostre scuole. In Italia sono 800.000, in Lombardia sono più di 200.000. Il 60% di questo sono nati in Italia e quindi stanno già assolvendo a quel dovere di integrazione, di acquisizione di conoscenza della cultura locale, che poi è la condizione per avere la cittadinanza. Noi speriamo che arrivi una cittadinanza riconosciuta con lo Ius Soli o Ius Culturae, appunto, questa condizionata, eccetera, perché ci sembra un riconoscere un dato di fatto di una situazione che questi bambini di fatto hanno, cioè incontrano con i nostri bambini nelle scuole e stanno facendo quel processo di integrazione che dovrebbe impegnare anche gli adulti nel mondo del lavoro, nel mondo della politica. C'è molto lavoro da fare in termini culturali e in termini di creare condizioni perché la convivenza futura sia vera, sia basata sull'incontro, il dialogo e non sulle paure.